Buongiorno! C'è anche Ricky di qua? Hola! Stiamo andando. Aspettate, vi appoggio qua. A fare delle commissioni. E quindi oggi vi portiamo con noi. Tra l'altro, oggi è il 12 luglio, è il compleanno di Federico! Auguri, Fede! Auguri, Fedino! E niente, noi la festa l'abbiamo già fatta ieri. E adesso ne facciamo un'altra. Stasera ne faremo un'altra, più piccina. Più grande. Stiamo fino alla notte. Certo. E ne abbiamo fatta una ieri, da mia nonna con i miei. E una stasera la faremo a un pub, quindi berremo qualcosina. Porterò la torta, la seconda torta. Detto ciò, adesso noi andiamo da Chiavi e Ricky ha appena sbagliato lato. Ehi, andiamo dall'altra parte! Vabbè, torniamo indietro. Giro da Chiavi, arriva e ora abbiamo fatto tappa per il compleanno di Fede da Burger King. Ta-da! Non c'era quello con l'acqua, però era finito. Che sorpresa è? È una sorpresa dove ci metti questo qua dentro e spari. È lì. Che è successo? È cascata la corona. Oh. Yeah. Allora ragazzi, di nuovo uscendo, in realtà siamo già anche arrivati a casa e dopo vi devo far vedere tutte le cosine che ho preso da Chiavi, insomma non ho mai capito come si dice, e niente, quindi ora vado a fare una commissione urgente, importante, e ci vediamo dopo. Eccoci ragazze, allora sono tornata e vi volevo far vedere le cosine che ho comprato da Chiavi. Allora vabbè, a parte la bottiglietta d'acqua e il gioco del Burger King di Federico, direi che non c'entra nulla, quindi andiamo avanti. Allora ho preso questo qua, che è un vestitino che utilizzerò principalmente per stare a casa, un po' come fosse un pigiamino, ecco, una vestaglietta. È carina, mi è piaciuto subito perché è molto accollata sul centro. Adesso faccio un po' fatica a farvela vedere. Comunque è una canotta molto accollata davanti che poi si allarga. E mi piaceva come mi stava, quindi per stare a casa o anche solo per scendere una sera a prendere un gelato, direi che va benissimo. Questa qua, se vi interessa, costa 8 euro. Poi ho preso questa camicetta barra maglietta, questa qua 12 euro e mi è piaciuta subito, anche questa l'ho provata, ho provato tutto, io provo sempre tutto da Chiavi e mi è piaciuta anche questa molto, molto carina perché ha questi, non è pizzo, non mi viene il termine, il nome, comunque è un forato molto molto grazioso, sta molto bene. E poi va un po' più larga sul fondo, quindi mi sta bene anche questa. Quella lì, 12. Poi ho preso dei pantaloni classici, semplici, blu. Poi ho preso questo pigiamino qua, che costava solo 6 euro. Mi piaceva perché è nero con i pallini rosa. Ed è una
portate con una mano, un po' complicato, e una canottierina, vedete 6 euro, una canottierina con il pantaloncino, che è, dove è finito, forse dentro, eccolo qua. Infatti, se sentite tuonare, sta tuonando, facendo il temporale. E qua c'è i pantaloncini, quindi questi due pezzi 6 euro, perché ero scarseggiante di pigiamini molto estivi, quindi per quando fa molto molto caldo volevo una cosa super leggera, quindi canotte, pantaloncino. Poi ho preso questi pantaloni che mi piacciono un sacchissimo, con la fascia alta elastica e questo fiocco che non so se si vede in videocamera, ma è super glitter, non so se si vede, vedete, forse qua si vede, è del tipo di glitter dorati dentro al è un filo brillante, ecco, non è che sono proprio glitter, e ha la fascia molto alta qua, elastica, sono comodissimi, li ho provati anche questi ovviamente. E poi la fantasia l'ho trovata molto molto fine, anche con quella camicetta blu, perché questo è un colore un po' petrolio, un po' come la camicetta, quindi secondo me con la camicetta sopra ci sta molto bene, e mi piacciono un sacco anche questi. Poi questi qua li ho pagati un po' di più, questi qua, aspettate che guardo, 20 euro, sì, 20 euro, però mi piacevano veramente tanto ed è un tessuto super super leggero. Poi cos'altro c'è ancora? Ah, ecco, questa borsa qua per l'estate, c'è scritto Sweet Summer ed era super scontata, era l'ultima, quindi non l'ho potuta lasciare lì perché mi piaceva tantissimo. Ha questi manici bianchi con le striature rosse, la cucitura enorme davanti in tipo corda, quindi ricorda proprio un po' l'estate, il mare, Sweet Summer, e dentro ha questo motivo super super floreale, ha la zip, è molto molto capiente, adesso poi c'è la carta da buttare, però mi è piaciuta anche questa tantissimo, era l'ultima e quindi me la sono accaparrata, e costava 12 euro, e io l'ho pagata a sorpresa perché non c'era scritto, io l'avrei presa per 12 euro, sono arrivata in cassa 6 euro, quindi felicissima, me la sono portata a casa ancora più contenta. Questi sono gli acquistini che ho fatto da Chiabì. Forse c'è ancora qualcosa, aspettate che avevo preso anche, ah ecco qua, ho preso anche, sapete che vi dicevo da un po' di tempo che non trovo più gli orecchini, quelli con la perla, quindi ho preso questo set qua che mi è piaciuto subito, in cui c'è la fatidica perlina, proprio la classica perla, li metto più grandi, poi questi qua fatti così non li ho mai avuti, quindi volevo provarli, questi punti luce ciondolanti, e poi il punto luce a bottoncino classico, e quindi ho preso anche questi, questi qui 4,95 euro. Questi sono gli acquisti di Chiabì. Adesso mi scrive ti amo. Ci pensi? Allora guardate bene, guardate bene la parte. Che belli questi copriletti. Amore, cosa stai facendo? Ecco. A posto siamo. Sì. Sono Dino. Dino, Dino, Dino. Dino di nome, Sauro di cognome. Ora possiamo andare. Oh. Eccoci ragazze, finalmente ci rivediamo. Ricky e Fede sono scesi perché siamo al giro arrosto, stanno prendendo un pollo stasera, visto che siamo in ritardo perché siamo andati all'IKEA, sono quasi le 9, quindi siamo passati a prendere un pollo e qualche patatina e mangeremo il pollo stasera,
E poi niente, ci riposeremo perché siamo distrutti. Oggi abbiamo fatto anche dei lavori in casa. Abbiamo verniciato il balcone, quindi abbiamo fatto dei lavoretti in questi giorni. E oggi appunto anche. Quindi siamo veramente stanchi, stanchi. Io sono distrutta. E niente, quindi vi saluto qua perché arriveremo a casa, ceneremo e poi crolleremo definitivamente. E farò poi magari un video in cui vi faccio vedere le cosine che ho comprato da Ikea, oppure ve le farò vedere sicuramente nel prossimo vlog. Io chiudo qui questo vlog, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao! È tornato anche lui ed è arrivato il pollo bello caldo, quindi io vi saluto qua ragazze. C'è un odorino che non vi dico, mamma mia, mamma mia, mamma. Perché hai stoppato con il profumino parlavo? Di pollo caldo, mamma mia. No, non ho stoppato. Scusi moi al prossimo Ciao. Vlog.